dagli incanti del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi spalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirà. Eccoci qua, buonasera, buonasera, cominciamo questo live, cominciamo con queste inquadrature tanto trovate, provate. E allora, cari amici, io sono Nando Taccogna, mi presento, ormai è stata più la pubblicità, i giornali, che addirittura anche il Mattino ha parlato di questo evento. Da che cosa nasce? Da una... innanzitutto un pensiero a tutti i medici, gli infermieri, il personale che sta lavorando negli ospedali. Ecco, questo è un evento nato proprio perché siamo chiusi in casa. Noi, molti operatori, lavoratori, sono in prima linea negli ospedali, a cominciare da Bergamo alla Sicilia. Quindi il primo pensiero è: stiamo in casa, godiamoci questi mini eventi, magari poetici, teatrali, musicali, come verranno, e facciamo la cosa buona. Stavo dicendo, da che cosa è nato questo pensiero di dedicare un evento all'amico Fausto Bellone? Chi è Fausto Bellone? Un uomo di strada, è un bravissimo attore, regista, nonché poeta. Per cui a me venne in mente l'idea, già in passato, di farmi recitare qualche poesia online, e poi riuscì a metterla in rete. Da quest'idea ho chiesto a lui: Fausto, ma perché non leggi qualche poesia mia? A che lui stesso ritornando, guarda, io ho queste mie poesie, e quindi scoprì la sua vena poetica. Quindi ho avuto questo privilegio, questo dono di leggere le sue in prima battuta, non so quante altre poche persone le abbia fatte leggere, le sue poesie. E da questo è nato l'evento. Quindi, bando alle ciance, adesso vi dovete sorbire i versi di Fausto Bellone, che chiamerò, l'ho convinto innanzitutto a presenziare a questo live, cosa che lui non voleva assolutamente fare, ma tra una richiesta e l'altra, una telefonata e l'altra, sono riuscito a convincerlo ad apparire. Se mi sente, chiamerei il carissimo Fausto. Fausto, ci sei? Fausto? Nando. Ti vedo? Ecco qua, funziona. Buonasera a tutti. Ciao Nando. Ti sento, sì, tutto a posto. Mi senti? Com'è l'audio? L'audio dovrei alzarmelo da qua. Vediamo un po'. Prova un po'. No, aspetta, chiudiamo qualche cosa. Ecco qua. Non possono rimanere aperti troppe cose. L'audio va bene, va bene. Allora, io vengo intanto anche... Sì, ti sento. Precisamente proprio sul... Ci sento. Diretta aperta, che siamo... Ecco qui. Sì, sì, teniamo il telefono anche aperto, ma non va bene perché fischia. Sì. Allora. Io ho presentato, ho detto che leggerò queste tue poesie. Non so se il live si è sentito, sì? Sì, si è sentito. Allora, io innanzitutto ci tengo a salutare te, a ringraziarti. Grazie. A ringraziarti di cuore per esserti interessato e avvicinato ai miei iscritti, che, come hai anche tu sottolineato, io non ho mai presentato pubblicamente. Quindi per me davvero è un onore, e il motivo per il quale, ecco, ci tengo a chiarirlo anche con il pubblico che in questo momento ci sta seguendo, il motivo per il quale ho preferito
non comparire, non essere presente in questo evento, è perché per rendere omaggio a quella che è stata la tua iniziativa. Quindi, dato che sei stato così gentile, per me è un onore ed è un reale piacere che sia tu a leggere per la prima volta pubblicamente i miei scritti. E ti Quindi ringrazio. io credo che soprattutto per chi come me fa questo mestiere, il mestiere dell'attore, del regista, bisogna anche saper riuscire a comprendere quando è il momento opportuno di fare un passo indietro e lasciare spazio e posto agli altri. Infatti ho sudato per farti apparire un po' all'inizio e forse alla fine. Ma è giusto che... E quindi ringrazio, ci tengo a ringraziare anche i giornalisti Enzo Battarra, Maria Beatrice Cricci, che sono stati esatto molto molto cari nel rendere pubblica la nostra iniziativa e quindi questa sensibilità per me va premiata, anche collegandoci ad un discorso di territorialità che è un termine che ricorre spesso prima e dopo i miei spettacoli. Quindi grazie, grazie a loro e soprattutto grazie a tutto il pubblico che mi segue, che ci segue e che seguirà questo evento organizzato in assoluta semplicità, che è una Sì, delle come me caratteristiche di fortuna, provati per la prima volta adesso. anche la semplicità è anche una delle caratteristiche che accomunano me e Nando. Quindi in assoluta semplicità ci facciamo questa immersione in questo mondo. E voglio ricordare che i componimenti che leggerà Nando faranno parte di una raccolta, di un libro che presenterò, anzi presenteremo perché voglio usare questo Qui ci plurale. hai dato un titolo l'abbiamo quasi anticipato nell'evento, io mi sono permesso di pubblicizzare il titolo che Messaggi della coerenza. è... Sì. La coerenza è un po' un mio marchio di fabbrica. È un termine che ricorre spesso, che io applico alla gastronomia, all'arte, alla vita sociale, all'amicizia. Magari poi strada facendo durante questo live, alla fine, quando usciremo per i saluti, vi chiarirò il mio personale concetto di coerenza, questo termine che, ripeto, ricorre e appare spesso. Quindi grazie Nando, grazie di cuore, grazie a tutti quelli che ci seguiranno. Se vuoi intervenire, grazie, grazie. Io comincio, ti oscuro un po', tu resta in linea dietro le tende, le quinte del live e ci sentiamo o a metà o alla fine, poi vediamo. Va benissimo, Allora, grazie, grazie quindi ti vedo un Nando, po' con i grazie. commenti, segui i commenti e tutto. Sì, sono in linea, sono con voi. Grazie. E allora. Fausto non vuole apparire, quindi volevamo mettere anche un piccolo sottofondo musicale, ma abbiamo scoperto per il momento che la musica mi devo mettere in una posizione idonea. Quindi questo qui qua ero seduto. E va bene. Allora, la prima poesia che ho scelto io, che ho scelto nella scaletta che mi ha mandato Fausto, il titolo è Mezzanotte e ti saluto. La notte arriva puntuale, chiedendo quel bacio abituale. La notte è la donna che tu sei, e dentro tutti i sogni miei, elegante, fatale, e un po' vigliacca. Anche tu, l'ennesima baldracca. E io un po' fesso, che ti adoro. Sì, ti adoro, cercando nel tuo niente quel po' d'oro. Ma l'amore è questione di momenti, è il gioco delle parti, degli orgasmi prepotenti. Sei la notte e arrivi puntuale, ma stavolta, meno male, sono io a farti male. Abbiamo passato la prima poesia. Vi leggo la seconda, sempre di Fausto Bellone, dal libro che uscirà. Fuoco che ho dentro. Brucia il mio cuore, infiamma la mia anima. Maledici la mia arte. Soffia sul quotidiano e ardi,
nutrendoti dei miei anni. Non misurare mai pietà o tregua alcuna. È solo grazie a te che ogni giorno nasco e muoio. Solo per te. È la mia riconoscenza. Se tu non bruci senza pietà, io non vivo. Abbiamo letto la seconda. Clessidra, questo è un breve componimento, vi dico che il caro Fausto mi ha tenuto sotto torchio per cercare di leggere con la giusta enfasi voluta. Clessidra, dovuta. Se tendo la mano raggiungo un ricordo che sembra lontano, poi mi ritrovo tra mille frammenti di vasi dorati. Silenzi, tra i sentimenti di un'anima nera, olio su tela, chiama di sera. Vorrei cambiare posizione, ci mettiamo da questa parte. Finale, finale, questo è il titolo, è finale. Ed è sempre un embrione di bozze di poesie che dovranno essere messe su carta. Finale. Aspettando quei giorni in cui sapremo dormire, perdendoci il senso di un continuo finire, terrai stretta la mano senza dire parole, mentre, perse nel vento, scorreranno le ore. Il tempo di oggi non è quello di ieri, e questi occhi già stanchi muoiono sinceri. Tra la vita e l'amore. Piangi sconvolta nel brivido freddo dell'ultima volta. Abbiamo letto anche il finale. Vorrei mettermi seduto, chissà, mezzo seduto, senza piegare il diaframma. E vi leggo ottobre. Ah, Fausto, c'è una bella, una bella scrittura poetica sui mesi. Mesi, stagioni, ottobre. Ghiaccia lo scoglio nell'ombra silente di questo tuo niente. E prendendo la mira, tu corri sconvolta con l'anima nuda, attendi la svolta. Tu parli d'amore coi verbi sbagliati, nel dare e l'avere diletti violati. Ti insegno l'amore. Donna sconvolta, e cedi il tuo colpo ad una mente contorta. Ricorda stanotte, nelle notti a venire, quando null'altro amante saprà farti nitrire. Mi rivesto annoiato, guadagno la porta dietro il niente ghiacciato dell'ultima volta. E l'amore, mia cara, è come una danza. Tu lanci i tuoi dadi, ma è già vuota la stanza. Vuota la stanza. E ci siamo letti anche ottobre. Spero che Fausto mi stia seguendo, che qualcuno stia commentando. Dobbiamo solo leggere. Qui parla la poesia. Ah, questo è agosto. Avevo detto c'era ottobre e adesso c'è agosto. Non sto correndo, no? Sono le 18:15. Ne leggo altre due e poi vediamo se Fausto vuole fare un piccolo intervento, mi dice come sto andando. Tiepido agosto, che vai raccontando così, caldo in viso, una storia che brucia come il sole, che regali. Non ti affannare a finire, perché oggi è già domani. Resta quanto basta, agosto caro, resta. Prendi posto, sediamoci piuttosto. Ho da raccontare di un letto da rifare. E scusa tanto la mia malinconia, ma tu sei agosto. È l'estate che va via. Agosto, tiepido agosto.
non sei un mese, ma un anno di follia. E ci siamo fatti anche agosto, anche se siamo a maggio, ma faccio c'è qualcosa anche su maggio. Ah, questa notte, questa l'avevo letta, è breve, ma è pregna di significato. Notte. Non vi dico per stamparle queste poesie con tutti i negozi, vabbè, lasciamo. Notte. La notte è il momento in cui la polvere del giorno si adagia sui pensieri stanchi e si sfidano come funambole antiche parole, si rincorrono ricordi di epoche distanti, di sogni ancora incastrati negli amori perduti. Vediamo quante ce ne sono, vediamo se riesco a insistere a far uscire con altre due. No, 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 ce la facciamo a leggere qualcuno. Ah, Mare Nero, poi ce n'è una particolare che vi dirò in dialetto. Vabbè. Mare Nero. Ah, è questa. Allora, io il napoletano non lo faccio parlare, anche se sono nativo di Terzigno, ma il napoletano non mi viene, anche se ho scritto poesie napoletane. Comunque Franco, Fausto ha insistito affinché leggessi questo Mare Nero su Castelvolturno. Poi magari dopo questa poesia facciamo intervenire lui, ci spiegherà com'è nata. Sulla terra dei fuochi, eccetera. Mare Nero. E a Castelvolturno, in coppa a spiaggia, tra un fustino e un copertone, gira e vota, esce su. Munnezze, la storia è sempre la stessa. Non è questione meridione, non è problema di persona. La verità, ci hanno rubato la dignità. Gente in merda, senza identità. E mo pensammo sulla noia, a chi i tempi antichi, perché sta terra così all'era, ha perso sangue o paradiso. Perciò, amico, e che sta terra, non perdere più tempo, non perdere più tempo, sono giorni mille amare e tempo fa una guerra. Io qui chiamerei in causa Fausto, vediamo se non mi sgrida e mi dice qualche cosa in merito a questa poesia. Vediamo dove compare il Fausto, il super Fausto. Dov'è? Eccolo qua. Fausto, ti ho chiamato in causa, non mi fu. Come ho letto questa poesia in napoletano? Le stai leggendo tutte con grande passione, Mamma mia! Ma questa è con grande semplicità e quindi non voglio essere formale, però io ti rinnovo il mio grazie sincero e sentito. va bene, non la vuoi leggere tu questa qui napoletana, non la vuoi fare ascoltare ai tuoi cari amici? Non leggo né della tua serata, non la mia. Vado io, leggo io allora, ti richiudo dietro la tenda. Ecco. Bene. E quindi adesso ci abbiamo, a Mare Nero la dobbiamo passare, Mare Nero la passeremo, vediamo. Se mi ha detto che sto leggendo bene, non lo, io sono al buio, non c'è un regista, non c'è un... al buio. Le poesie sono di Fausto, questo è vero. Alla fine, idea. Ah, c'è un suo modo particolare. Mi sono permesso di dirgli che qualche poesia in qualche venatura assomiglia a quelle che scrivo io. Vabbè. Se tu fossi la... Devo chiudere questo cellulare. Eppure l'avevo abbassato. Spegni il cellulare. Appunto, l'ho chiuso proprio. Idea. Se tu fossi la mia idea, io ti penserei come fossi la mia dea. Rinnegherei le mie teorie, direi basta alle follie. Se tu fossi la mia idea, non avrei altro pensiero per non dimenticarti, per pura constatazione, per realizzarti come pura ispirazione. Se tu fossi la mia idea, io ti penserei come fossi la mia dea. E ci siamo letti anche dea. Scoperte, perché un altro segreto che mi ha svelato, mica sono solo poesie,
Ma Fausto ha scritto testi, quindi questi aforismi brevi. Poi si tratta di vedere il libro come sarà. Questa è solo un'anticipazione. Questi sono manoscritti d'oro. Dattilo scrittiva. Scoperte. Capita spesso, andando a letto, di ritrovare ancora incastrati i sogni di ieri. Era breve. Ah, questa qui mi è piaciuta fin dall'inizio. Il privilegio è stato il mio che le ho lette prima. Pazienza. Ma se non mi fossero piaciute non le avrei lette. Avrei trovato un altro lettore. Erano belle. Un gabbiano. E tante volte, quante volte mi ritrovai ad essere gabbiano. Senza memoria o luoghi di provenienza, solo col volo si conquista la pazienza. Mi piace pensare che oltre quel sole ci sia molto di più di un orizzonte da inventare. Ma quante volte, tante volte mi lanciai senza temere le distanze. Tu sei gabbiano, regole non ne hai. Non ne hai regole. Neanche lo stormo può convincerti al disarmo. Tu sei un gabbiano, sposo dell'araba fenice, e quella, l'araba, non è mai felice. Orgoglioso delle tue estati, geloso dei tuoi momenti, la neve sulle ali, o è inverno o è cocaina. Voli in alto, gabbiano, ancora un sogno. O è forse un aeroplano? Ci abbiamo alla fine. Epoca. Qui anche i titoli erano ancora da scegliere. Epoca, non so se è stato messo strada facendo. Epoca. Quest'epoca ricomincio. Quest'epoca, girotondo di voci, un unico grande coro. Tutti sentono. Nessuno ascolta. L'occhio vede, ma non guarda. Quest'epoca, con i suoi appelli, cui risponde un pensiero perduto, oltre ogni ragionevole dubbio, e poi è meraviglioso andare via, alzare gli occhi al cielo, le stelle, tutto tace. Finalmente, il niente. È andata via anche epoca. Ci abbiamo fuoco, o mi pare che ce n'è un'altra. No, altre due o tre, no. Fuoco. Fuoco che ho dentro, brucia il mio cuore, infiamma la mia anima, maledici la mia arte, soffia sul quotidiano e ardi, nutrendoti dei miei anni. Non misurare mai pietà o tregua alcuna. È solo grazie a te che ogni giorno nasco e muoio. Solo per te è la mia riconoscenza. Se tu non bruci, senza pietà, io non vivo. Belle, belle. Poi certo, averle in mano, sfogliarle con il libro, rileggerle, tornare indietro, riflettere, leggerle ovunque, la poesia è un'altra cosa. Che non una fruizione, ecco, verbale, vocale, rappresentata. Lux noctis, luce notturna notte. Il blu. Pensando il blu di stasera, sfioro con la mente la tua pelle delicata. Resto sveglio così, senza batter ciglio, senza che arrivi nemmeno uno sbadiglio. Il mio pensiero è fisso. Quasi come fossi un fisso. Resterei sveglio ogni momento per non perdere ogni singolo lamento. Il tuo piacere nasce dal mio capriccio, te lo ripeto, il tuo piacere nasce dal mio capriccio, quasi come fossi io ad avere il riccio. Ma che sto a dire? Ormai è notte fonda.
e il mio sonno è più allerta di una ronda. Ma più ci penso e più ci voglio bene. E se domani mattina non mi dovessi svegliare, lasciami dormire e non venirmi a cercare. Ci vorrebbero degli applausi alla poesia, eh? E allora leggiamo quest'altra. Niente. Facciamo l'alzata, ma mezzo alzata. Avrei bisogno di un paesaggio fisso su un tramonto. Straccerei mille volte il foglio antico, ma per iscriverci allo stesso modo. Starei più zitto per non scadere nella noia, per non perdere memoria di parole consumate. Lascerei la porta aperta, perché il vento non mi fa paura. Ma cosa vorresti dire? Niente, niente, niente. Ed è la sera giusta, perché la gente non capisce che a volte, quando siamo convinti del contrario, abbiamo bisogno di ciò che tutti noi in fondo siamo. Il niente. Anche questa è andata. Non interpelliamo il fantasma di Fausto, lo aspettiamo alla fine, il responso e tutto. Radici, abbiamo passato la mezz'oretta. Sì. Devo bere un goccio d'acqua, se permettete. Eccomi qua. Radici. Radici profonde e fiere, ma non c'erano mercanti e di animali, neanche l'ombra. Radici, perché io sto qua e resto in piedi. Radici, ma non dici, al massimo che affossi. Radici nascoste e nere. L'anima mia muore qui, non c'è niente da vedere. E qui possiamo stare senza mascherine nella libertà delle case. Ah, ma ragazzi, amici, era l'ultima. Sì, perché l'ultimo foglio avevo messo una mia, quindi ruberò lo spazio e i fan, gli amici di Fausto per leggere una mia. E poi apriamo, anzi no, adesso per punizione. Lo metto in collegamento, tanto non ci sono le sue poesie. Fausto, ti metto un attimo in collegamento. Ah, ma io in miniatura ti vedevo lì, mannaggia, però è concentrato a leggere. Fausto, sei pronto? Dove sei? Ecco qui, clicco. Ecco. Fausto, aiutami! Ci sono, ci Bello, sei? ci sono e ancora complimenti e grazie. Non mi sono accorto, non me ne ero accorto che erano finite, che fossero finite, c'era l'ultima mia. Se mi concedi questo spazio, io ne leggerò una mia. E Tutto quello che vuoi, è casa tua. ma ormai abbiamo inquinate, contaminate queste case, magari con la gente pure che ci sta leggendo. Vero, vero, vero. Senti, io ti leggo, vi leggo questa mia che è Amori senza dimora. Vado veloce. Non ti amo perché ti posseggo, ma t'amo perché ti cerco. Non ti amo perché ho la tua pelle, ma t'amo perché t'annuso e ti giro nella mente come un uccello che si perde ogni giorno nel tuo cervello. Ma addormento sulla tua spalla, cuore che batti e sei mancato, occhi spavaldi persi nei miei, così mi vieni ad intracciare che sia buio o luce. Conoscendo le coordinate, tutto penetra respirando l'assenza. Dove tu muori, lì rinasco. Quando mi uccidi, s'addolciscono le parole sulle labbra, vanno a baciarsi, lingue affilate, sanno ferirsi, le mani si combaciano senza vedersi, e solo la pioggia copre col suo orgasmo questi amori senza dimora.
Fine. Bravo, bravo. Fausto, ci siamo tolti questo sfizio. Penso che sia andata bene. Sì, Qualche. sì. Dimmi tu, com'è andata? Com'è andata veramente bene o mi vuoi solo. No, 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 guarda, io sono sincero, lo sai, non preparo discorsi. Sì, Io ho apprezzato molto il cuore che ci hai messo nel leggerle. forse troppo, l'ho rimarcata troppo, andavano No, anche lette con più leggerezza. voglio dire, considerando la bontà dell'evento, considerando Di che mezzo. siamo riusciti anche a fare delle piccole prove di lettura, eccetera, io Mamma mia. credo, ieri, Non le no. consiglio a nessuno le tue torture, anche via web, Fausto, dalle mazzate. Vai qui, vai lì. Infatti, Però è un luce. istruttore coi fiocchi, è un maestro coi fiocchi, riesce, conosce la materia, quello è il fatto. Se, infatti, se, non so se c'è qualcuno degli attori che hanno lavorato con me regista, ti confermeranno che le prove degli spettacoli che preparo sono estenuanti, come giusto che sia, Infatti. nel rispetto del pubblico, è sempre per il rispetto del pubblico e l'amore verso il pubblico. Quindi sei stato molto molto naturale, molto molto genuino. Ecco, e questa cosa io l'ho apprezzata tantissimo, l'ho apprezzata fin dal primo momento in cui mi hai parlato di questa iniziativa. E volevo solo chiarire, giusto per dare qualche elemento in più, il significato della parola coerenza per me. Allora, Una parola per su quella poesia sul Volturno, su Cassè Volturno, se l'ho letta bene, nacque, perché nacque? Almeno quella poesia lì, puoi sì. accennare, perché poi ti comprerai il Allora, la libro. poesia. Sì, ti spiego subito. La poesia Mare Nero, quella che tu hai letto in lingua napoletana, è una poesia che nasce durante il periodo in cui cominciai ad interessarmi all'emergenza, alla piaga della terra dei fuochi. Io Sì. sono stato attivista nei comitati di Terra Mia ad Aversa e Terra Nostra a Caserta. E sono stato uno dei promotori di queste iniziative, soprattutto a Caserta, con un gruppo di ragazzi, tutti professionisti. Quindi impegno sociale, L'impegno sociale è nonostante molto le forte, sì, perché mi resi conto una decina d'anni fa di essere a digiuno su questo tema. Non conoscevo i termini anche tecnici, non sapevo cosa fosse il percolato, ad esempio. Non avevo proprio idea. Allora decisi di prendere cognizione di tutto questo e la prima cosa che feci, organizzai una sorta di piccolo gruppo urbano con delle persone che come me volevano capirne di più, volevano saperne di più sulla materia e cominciammo ad esplorare tutte le zone dell'hinterland casertano e napoletano. Quindi mi ricordo tutte queste avventure, chiamiamole così, anche se erano avventure nere, a Giugliano, Da nella qui zona sono del. nate le parole dell'uomo che dice, scusate, che dice, sim, gente e merda, senza identità. Cioè tu hai scoperto che gli uomini di quelle terre si sentivano senza dignità, senza una monnezza. Ma poi soprattutto in quella poesia. Io ho usato questo plurale maiestatis, includendo anche noi, perché fondamentalmente se tutto questo è avvenuto, ora non voglio fare demagogia perché non è il tipo di contesto adatto, però siamo stati anche noi colpevoli, sia con la nostra ignoranza e sia con la nostra omertà, È vero. spesso dichiarata o meno. Quindi nel momento in cui io ho preso coscienza di tutto questo, di che cosa fosse il percolato, di che cosa fosse realmente questa emergenza, le campagne di Villa Literno, le campagne di San Marco Evangelista, di Maddaloni, San Nicola, ma anche nella stessa San Caserta. Marco, qui vicino, ci Sì, abbiamo. quindi E la poesia mi nacque una ricordo. sera, una decina d'anni fa, o più tardi, più recente, una decina d'anni fa. La poesia. Sì. Sì, la poesia dovrebbero essere 8 anni fa. L'ho scritta 8 anni fa e quindi il mio cuore era davvero infiammato
su questo tema, tant'è vero che poi stesso in quel periodo presi in prestito un testo di un autore di San Nicola la Strada, Vincenzo Mazzarella, che parlava proprio di questo. Ah sì, 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 ho letto, ho visto, ho saputo dalla rappresentazione di Mazzarella, sì. Sì, il testo si chiama Dal sottosuolo, originariamente io l'ho portato in scena per anni con una versione da 15-20 minuti. Poi l'ho adattato molto e l'ho portato ad un'ora di spettacolo, infatti negli ultimi mesi l'ho rappresentato anche per le scuole diverse volte, perché è uno spettacolo molto forte che sensibilizza fortemente al tema. Io poi, come il mio mestiere, naturalmente nel momento in cui ho la possibilità di farlo, cerco di sensibilizzare le persone attraverso i contenuti degli spettacoli, delle opere, che qualunque spettacolo teatrale, a mio avviso, deve avere una finalità sia ludica che di contenuto. Quindi una riflessione all'interno di ogni rappresentazione ci deve essere, altrimenti è mero intrattenimento e va bene, va benissimo, però poi nasce e muore lì, non mi piace quel tipo di roba lì. E poi le altre, va bene, vanno sulle stagioni, gli amori, ma sulle poesie, più di tanto, finché non vedremo il libro, non dobbiamo, soprattutto poi la poesia non va spiegata, va fruita, va come uno spettacolo, ecco, lo devi godere e ognuno si prende ciò che sente dalla poesia. Assolutamente sì. Bisogna avere il libro in mano. Nando, volevo solo spiegare il concetto mio di coerenza, no? Questo termine che ricorre di continuo, che è diventato quasi uno slogan, no? E niente, la coerenza per me sono i sogni che non muoiono, la pulsione che è il sogno, che genera quella che è la nostra aspettativa, la sensazione del momento, nel momento in cui la portiamo con noi durante il nostro quotidiano, non muore, la possiamo mantenere sempre viva, quella pulsione emotiva, quella sfumatura forte della nostra sensibilità. E questo per me è il concetto di coerenza. Quindi quando parlo delle stagioni della coerenza, io parlo proprio di tutti quei brividi dell'anima, quei brividi del cuore, che pur appartenendo al passato riescono ad essere vivi nel presente. Questo è riemergere sempre. Per coerenza, esattamente. Naturalmente io questo concetto lo applico su tutta la mia vita, lo applico sulla cucina, a volte pubblico i miei famosi manicaretti post spettacolo, che sono sempre molto abbondanti, e sì, pubblico le foto e scrivo coerenza esatto, perché anche in quel caso i sapori sopravvivono nella nostra memoria. Ma questa è una parola, ripeto, che ricorre in tutta la mia vita, chi mi conosce lo sa. E allora quale titolo migliore per questo libro? I sogni che non muoiono mai, quindi le stagioni della coerenza. I sogni che non muoiono mai. Sì, sì. Questa è una bene, cosa ci tenevo a chiarire, perché spesso mi è stato chiesto, sai, che cosa fosse questa famosa coerenza. Sono i sogni che non muoiono mai. I sogni che non muoiono mai. E che quindi restano vivi, a prescindere da quando sono nati, riescono ad essere vivi nel presente attraverso la nostra sensibilità. Un percorso emotivo che tende a far emergere dal fondo del nostro io, più nascosto, più antico, sensazioni che ritornano ad essere presenti. E io, grazie a questa sensazione che fa parte della mia sensibilità, scrivo, faccio l'attore, quando interpreto un personaggio, io richiamo sensazioni antiche per poter far vivere durante lo spazio di quella rappresentazione il mio personaggio. Io non recito, infatti lo dico sempre ai miei allievi, la parola recitare è bandita, è una parolaccia, perché significa ripetere qualcosa che già esiste, mentre imparare a memoria. Esatto. Mentre invece interpretare per me è proprio il riprendere dalla mia emotività sensazioni grazie alle quali i personaggi poi vivono.
è il massimo riconoscimento che un autore può avere, il riconoscimento che, di un'interpretazione sempre diversa e non recitata. Certo, Non ma semplicemente. sai Nando, a volte questa, sai, è una delle magie del teatro, no? A volte mi è capitato di tornare ad interpretare personaggi che ho interpretato in passato e che magari sono stati a dormire anni dentro di me. Quando poi li sono andati a In scena. riscoprire, li ho ripresi per mano, ho avuto sempre la sensazione che questi personaggi con la loro emotività si fossero evoluti, fossero invecchiati con me. Quindi anche i personaggi portano con loro la coerenza a cui faccio riferimento, È proprio la classica rivisitazione che si fa in teatro di opere note, no? Esatto. opere scritte anche centinaia d'anni fa, migliaia, tanti anni fa, anche opere greche, tragedie. Riprese in tempi moderni, rinascono sempre. Fausto, Sì. facciamo dei ringraziamenti, se no qui nessuno ci vuole più bene. Sicuramente dobbiamo ringraziare, ma noi scriveremo altre poesie per coerenza. Ringraziamo sicuramente chi ha diffuso l'evento, tra cui la Crisci, Battara, i giornalisti, gli amici che ci staranno seguendo a questo evento, sicuramente. Sì, io devo dire la verità, non sto seguendo i commenti perché Nemmeno io, sicuramente nemmeno io. Ho dato un'occhiata, ma non riesco a seguirli nemmeno io. Vogliamo dare un'occhiata? Dai, diamo un'occhiata prima di chiudere il live. Vedo qualcuno. Vabbè, Fausto è un grande artista e questo lo sappiamo. Sei il nostro orgoglio, vabbè. Donatella, saluto con un grande abbraccio, un bacio forte, forte, Donatella. Sì. Lei l'ha Diamo un scritto, lui saluto è un in diretta. grande artista, ma anche lei è una grandissima attrice, una grande regista e spero presto torneremo anche in scena insieme. Poi Vediamo se Mary riesco. Sì, Castellano, Merica. che per me è un'attrice, capacità digestive fuori dall'ordinario. Vabbè, è bene, è bene, è bene. Teresa Berretta, ciao, un bacione a Teresa, anche a lei, ciao. Titti Canzano, la tua sensibilità è da brividi, Fausto, grazie, grazie, grazie. Sì, Farina Concetta, meraviglioso, Fausto Bellone, grazie. Farina Concetta, un bacione anche a lei, l'ho sentito oggi telefonicamente. Vincenzo Faraldo, ho Ah, visto la tua sì. cronaca dal sottosuolo, ecco, grazie Vincenzo di aver citato lo spettacolo, ne abbiamo parlato prima, infatti proprio per questo, grazie, grazie per averlo ricordato, penso ha seguito con la scuola lo spettacolo, poi sempre Mary, Fausto, artista a tutto tondo, grazie, grazie di cuore sempre, onorato di queste parole, Domenico, confermo, Lucia, Domenico è un collega attore, lavoriamo da 10 anni insieme ed è Sì, anche un amico strettissimo mio. Lucia Principe Bello, una mia allieva, grazie, grazie. ah, Domenico, cercano di sempre leggere i Paolo, commenti. Sì, grazie, grazie per belle leggere. parole. Maria Aprile, una bravissima cantante e insegnante, complimenti Nando anche per la Sì, tua scritta poesia. all'evento, ho visto che si è scritta. Radici, tutte molto belle, Flavia, Maria Aprile, Ilenia Fatigati, Gabbiano e Idea, le adoro, stupende, Ah, tutte la lei è belle. piaciuta il Gabbiano. Grazie, 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 grazie di cuore. Leggo anche Enzo Battarra, bello, e grazie per gli apprezzamenti a noi della stampa. Vabbè, doverosi, grazie, grazie a voi, ripeto, Sì. per la sensibilità sincera. Commenta pure per iscritto, riesce a scrivere? Grazie per iscritto e doppia. Ah, Sì, ora li scrivo. Michele Sorrentino, anche bellissimo Michele. autore, un grande amico, poeta, attore e regista. Grazie. Regista. È un grande amico ed è uno degli attori con cui recentemente abbiamo Gli è portato in scena un piaciuto. spettacolo molto particolare. È scritto che gli è piaciuto Ottobre, ma quindi Sì. l'hanno ascoltata, recitavo decentemente, non da cane, insomma. No, Nando è stato bravissimo, ripeto, io penso, e questo è un credo che applico molto nel teatro, io credo che dobbiamo, almeno per chi avverte nella propria sensibilità questa esigenza, credo che dobbiamo andare un po' alla riscoperta, anche
anche nel teatro di quelle che sono le pulsioni genuine, le interpretazioni vere, cercare di innanzitutto di essere sinceri alla base della battuta che diamo, anziché sì. pensare, dare priorità alla tecnica e ad altre cose. Quelle sono necessarie, però se non c'è verità, possiamo fare ben poco. La lezione di leggerle prima tutte quante, che mi sembrava un lavoro immane, ve lo dico in pubblico, me le ha fatte leggere quasi, saranno almeno una cinquantina, io leggevo, poi dopo abbiamo riletto, quindi una ventina di poesie, dopo che le abbiamo scelte, riscelte, sono quelle che abbiamo letto qua. Ma la cosa bellina è che se a breve si riesce a pubblicare il libro, lo avranno sicuramente tra le mani, lo potranno sfogliare. Sì, è una cosa, questa iniziativa del libro è un qualcosa a cui tengo particolarmente, perché sono anni che dicevo di voler raccogliere in un testo tutti i miei scritti, tra aforismi, poesie, testi destinati al teatro, non copioni, magari brevi monologhi, brevi saggi. E quindi ci tengo tantissimo che durante questo periodo, che non voglio definire di quarantena, voglio definire di stimolante riflessione, ecco. Ma dovrei inventarti qualche altra nuova forma teatrale, pensa di allestire qualcosa a casa, ma da solo, potrei fare solo... Tanto, adesso la cosa che dobbiamo sperare, al di là, ecco, al di là, che finisca tutto, e che tutti i settori legati al mondo del lavoro ne possano uscire fortificati. Certo, è una riflessione che sorge spontanea, quella legata al nostro settore, allo spettacolo. C'è tanta paura, c'è paura della paura delle persone, della diffidenza, del non volersi magari ritrovare repentinamente di nuovo in pubblico, però allo stesso tempo dobbiamo essere fiduciosi. Noi, il nostro luogo, per noi attori, soprattutto di teatro, il luogo che è casa nostra non è... È la Gorà, è la piazza, è il teatro, le poltrone piene. Quanto più piene sono, più bello è. Certo. Fare quindi, le cose, studi registrate, come fare il playback, il cantare in registrato, è facile, esatto. Tutte le correzioni, come abbiamo fatto noi, ci siamo, anche se dal vivo ci sono sì le prove e tutto, però quando stai sulle tavole del teatro stai lì. Sei tu, quindi in quel momento devi dimostrare devi dimostrare quello che hai dentro. Il teatro è una pulsione dell'emotività che hai verso l'esterno, verso la platea, verso le persone. E lì si crea quel circolo meraviglioso del dare e avere. Il pubblico non lo sa, ma voi lo sapete, che voi vi collegate al pubblico, vi interagite con il pubblico, pure se il pubblico è lì silenzioso, al massimo applaude o sorride. Certo, no? Il pubblico anche con la propria attenzione, con il proprio silenzio, riesce ad essere estremamente comunicativo per la nostra emotività. E noi ci fidiamo in quel momento di quell'emotività e la leghiamo alla nostra per conferire all'interpretazione una pulsione, una forza impressiva maggiore. Quindi il pubblico ha un ruolo fondamentale. Io vivo per il pubblico. Ho destinato la mia vita a questo. Ho deciso di fare questo di mestiere perché amo le persone, mi sento dentro filantropo, quindi l'amore per le persone io lo faccio vivere attraverso il teatro e attraverso quello che faccio per le persone. Poi è normale, voglio dire, il messaggio può essere colto, non colto, però io credo che le persone, nel momento in cui ti conoscono, il tuo percorso lo hanno fatto insieme a te, poi ti danno anche grandi soddisfazioni, e io queste, devo dire la verità, con tanta umiltà ne ricevo tante, e mi sento fortunato, privilegiato e onorato. Ecco, te li ho detti tu. Questo live è nato così spontaneamente,
non vedeva l'ora di essere visto da tante persone che ti aspetteranno sulle tavole al più presto. Quando finirà questo benedetto, maledetto... Speriamo presto, speriamo presto, perché ci sono tanti progetti che in questo momento sono sospesi, ma allo stesso tempo ce ne sono tantissimi che attendono di vivere. E io sono lì, anche perché, dando una cosa simpatica, no? Tante persone, tanti amici, tanti colleghi nel corso del tempo mi hanno sempre detto: Fausto, tu devi riposare un poco, perché... per Invece, riposare, perché stai a ritmi troppo alti. ieri durante le prove mi hai detto l'appetito viene mangiando. Io ho pensato questa cosa del live, ma te l'ho detto in privato, quanta gente che sta pensando di fare queste cose qui. Ben vengono, quindi anche il teatro, cioè se tu hai l'adrenalina per fare le cose, non puoi dire a un attore, a un regista, mi fermo. Se ti, la notte, che poi sogni, che coerentemente pensi a cosa scrivere, non stanno mai fermi. Ma anche a me dicevano. Per citare il mio maestro Franco Califano, in una sua nota canzone che si chiama Vive chi vive, citava, diceva: vive chi vive e non chi c'è, ci sarà tempo per dormire quando si dormirà soltanto. Ed è vero, cioè fino a quando siamo vivi e coscienti e vigili dobbiamo agire. Non possiamo stare fermi. No. Pensa che a volte io ho anche il fatto, ma perché già perdo tempo a dormire quando posso fare altre cose, no? Devo interrompere quello che faccio. Infatti. E quindi ti dicevo: Fausto, devi riposare, Fausto, devi fermare un poco. E No. adesso questa situazione mi ha fatto rallentare, mi ha fatto ricaricare completamente le batterie, quindi figurati un po' che mi sento Senti, una e belva in gabbia. vabbè, speriamo che o qualche altro live inventato su altre basi o qualche altra cosa, oppure Sì. speriamo, anzi non speriamo, sicuramente come ci hanno detto gli addetti ai lavori, scienziati e addetti ai lavori, finirà il periodo di quarantena. Sicuramente finirà, speriamo che quanto prima possa essere diffuso un vaccino, un qualcosa che... I bambini che continuano di nuovo a uscire nei cortili, riempire le piazze, andare a scuola, le attività commerciali, bar, i pub e i teatri, pare che abbiano pensato in ultimo perché sono i luoghi di maggiore aggregazione, teatri e poi gli stadi, alla fine facciamo aprire pure gli stadi. Non il Sì, contrario. è giusto, assolutamente. E poi ho lanciato un paio di iniziative durante questo periodo, sempre iniziative per restare un po' insieme. Ho lanciato con la mia compagnia, con Non Solo Sipario, il Non Solo Sipario Theater Song, dove le persone, chiunque, non solo gli attori o gli allievi attori, anche chi non si occupa di teatro, può scegliere il testo di una canzone che ama, che Ah, preferisce, sì, ho letto. esatto, con un sottofondo musicale, ma anche senza sottofondo, realizza un video in cui interpreta quel testo. E poi io quel video lo pubblico sui canali miei, della compagnia, insomma. Ed è uscita fuori una cosa molto carina. Sto ricevendo tanti, tanti video di tante Consensi. persone che stanno divertendo, si stanno mettendo in gioco, si stanno emozionando, e questa è una cosa bella, senza alcuna finalità di lucro o altro, assolutamente. E poi un'altra iniziativa sto ripercorrendo ogni 3-4 giorni con questo salottino cinematografico, consiglio le visioni di Ah, alcuni sì, ti ho film, visto pure. esatto, italiano, e sono partito con i film un po' legati al neorealismo. Proposto Castellani, la trilogia della povera gente, Fellini, De Bellini. Sanctis, Blasetti e quant'altro. Ed è una cosa che pure sto facendo, si sta insieme, si condivide nel nome dell'arte e sempre della coerente filantropia, ecco.
Va bene, Fausto, non so se vogliamo salutare o ci vogliamo intrattenere un altro po'. Guarda, io ho l'impressione che, come sempre, quando inizio poi a parlare rischio di diventare molto lungo, quindi perché mi appassiono e allora Vabbè, da abbiamo lettore. detto le poesie, le abbiamo lette, del libro ne abbiamo dette e non detto perché finché non si concretizza, ma si concretizzerà, non potremo dire altro. Dei lanci che stai facendo con queste due iniziative da casa sul cinema e sui video musicali, pure ne abbiamo parlato. E niente, dobbiamo solo ci scusiamo che non possiamo rispondere ai commenti perché siamo due e quindi non o rispondiamo ai commenti o riusciamo a interagire. Sì, ma Sì. infatti la cosa bella, la cosa importante è che Vediamo un'altra attraverso carrellata ai commenti. Sì, sono almeno una cinquantina di commenti. Diamoci un'altra occhiata e poi salutiamo. Allora, sì. Farina Vai, Concetti. Non ti fermano nemmeno i carabinieri a te, hai letto, Farina? sì. La magia infinita, sì. Questo io posso, se lancio già un avvio, un video parte, va. No, no, ma se avvio il video parte, poi si blocca tutto. Abbiamo scoperto anche questo strumento, vai, poi man mano, poi la prossima volta fai tu la regia, perché qua dobbiamo svelare pure sto mistero che sono stato costretto io a fare da regia che dovevo leggere, perché non riuscivamo a sincronizzare le cose. No, però devo dire la verità, questo programma È Streaming buono. Yard, Perché sì, è usi quell'altro, molto Zoom non è come questo qui è più pratico per queste cose qui. sto usando, ma ripeto, per me sono scoperte di questi giorni, perché non di solito non uso. E sto usando Zoom, ho provato Skype. Però Skype ha dei problemi di latenza, non puoi Sì. usare. No, il più Preferito questo. diffuso è Facebook, quindi le cose che riescono ad andare su Facebook sono le più carine perché almeno le vede un pubblico vasto. Era la Sì. filosofia di dimmi, ti inquadro che non ti inquadravo. Che vogliamo fare? Vogliamo chiudere allora? Sì, salutiamo anche perché siamo Sì, arrivati a salve. un'ora di diretta, Un'ora quindi. di live abbiamo fatto ormai. Va bene, Fausto, senza mascherine, ma ti riesco ad abbracciare, ma ti mando pure un bacio, mandando a quel paese il coronavirus. Diamo un abbraccio e un bacio a tutti e ci sentiamo al prossimo contatto. Grazie, Nando, Va grazie bene, di di cuore. nuovo, ciao Grazie Fausto e ciao a e tutti. grazie a tutte le persone che sono state con noi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.